Buona domenica a tutti, Pietro Riglia, il nostro appuntamento, solito appuntamento del weekend, dove andiamo a fare un recap, un riassunto nella nostra rubrica appunto del weekend e di tutto ciò che è successo durante l'ultima ottava sui mercati azionari, in particolar modo in Italia ed in America, all'interno del nostro servizio dedicato appunto al trading sul mercato italiano e al mercato americano. E per abbonarsi troverete tutte le info all'interno della descrizione di questo video. E ho aspettato la domenica appunto per fare il video perché appunto ci si aspettava in questo weekend l'attacco, la risposta per meglio dire dell'Iran ad Israele. Ricordiamoci le tensioni, le rinnovate tensioni e geopolitiche che hanno contribuito ad indebolire anche durante l'ultima settimana i principali mercati azionari, con Piazza Affari che lo vediamo sullo sfondo, su grafico settimanale, che perde poco più dello 0,7%, è andata peggio a Wall Street e lo andremo a vedere tra poco. E appunto è successo che questa notte c'è stata la risposta all'attacco all'ambasciata iraniana a Damasco, che si è avuto nelle scorse settimane. L'Iran ha risposto con dei missili e dei droni appunto su alcune postazioni importanti militari israeliane. Vediamo appunto quello che succederà. Si spera appunto che possa finire qui, come ha detto lo stesso Iran all'ONU, però le tensioni geopolitiche sono tornate ad infiammare appunto non solo i mercati, ma anche il prezzo del petrolio, il prezzo dell'oro, appunto su questa escalation di tutte queste guerre che ormai sono in gran parte sia in Europa, ma anche appunto in Medio Oriente. Ricordiamoci in Europa il conflitto Russia-Ucraina e con la Russia che sta nelle ultime settimane continuando ad avanzare il proprio baricentro appunto nel paese. E detto questo, quindi i mercati hanno patito questa situazione, hanno patito anche la possibilità è che la Federal Reserve continui a rimandare il primo taglio dei tassi di interesse. Al contrario, giovedì nella riunione della BCE abbiamo visto una Lagarde possibilista, aumentano le chance che a giugno la BCE, quindi dal punto di vista di una strategia possiamo dire storica, perché la BCE anticipa le mosse della Fed, non è più una banca che va a seguire le orme della Federal Reserve, ma come ha detto la Lagarde, tutto dipenderà dai dati, e i dati confermano come l'inflazione stia scendendo. A proposito, settimana prossima il market mover è appunto l'inflazione che arriverà dall'Europa insieme al PIL cinese, insieme alle al dettaglio oltreoceano, all'indice Fed di Filadelfia. Quindi ci sono altri dati macro importanti che arriveranno durante la prossima settimana, ma credo che domani il mercato sarà influenzato, e non può non essere così, da quello che appunto è successo questa notte con l'attacco, la risposta iraniana all'Iran, l'attacco, la risposta iraniana ad Israele, che appunto con un attacco di centinaia di missili e droni. E soprattutto è stata una risposta, possiamo dire, quasi non dura come il mercato si aspettava, una sorta di prova di forza, una sorta di prova spettacolo, possiamo dire, perché poi alla fine dati negativi, dati all'interno del paese israeliano ce ne sono stati pochissimi. Quindi da questo punto di vista è stata una risposta, possiamo dire, al momento e solamente appunto per quello che è successo in Libano, all'ambasciata appunto iraniana di Damasco. Però vediamo quello che succede, perché è convocato anche un gabinetto di guerra in Israele in questi minuti, quindi sicuramente l'impatto sui mercati ci sarà in apertura di settimana. Andiamo a guardare dal punto di vista analisi tecnica quello che sta succedendo sui mercati, perché il nostro indice principale va a segnare la seconda settimana consecutiva al ribasso. Vi ricordate che settimana scorsa abbiamo
abbiamo intitolato il nostro recap, primi segnali di indebolimento, perché questa era una figura su grafico settimanale, una sorta di engulfing che ha dato continuità a questo movimento. E se dovessimo andare a mettere un grafico settimanale, ci accorgiamo come la perdita dei 34.000 punti, che sono il primo livello supportivo importante, potrebbe far proseguire questa discesa fin verso area 33.500, 33.300 e a seguire l'area dei 33.000 punti. Ricordiamoci che discese fin verso i 32.500 punti, dove abbiamo la trend line rialzista che parte dai minimi di novembre, non andrebbero ad alterare il nostro mercato azionario. E possiamo dire che la stessa situazione si vive oltreoceano, perché l'S&P 500 su grafico settimanale ha perso quasi il doppio rispetto al mercato italiano. Andiamo a mettere il grafico settimanale, meno 1,56%, seconda settimana consecutiva anche in questo caso al ribasso, un mercato che chiude le posizioni nelle 5.122, siamo sui minimi delle ultime settimane e, come abbiamo detto più volte, il mancato ritorno sopra i 5.002 potrebbe portarci verso i 5.000 punti. Anche in questo caso discese fin verso 5.000 punti non andrebbero ad alterare il quadro grafico rialzista per quanto riguarda il mercato americano. Naturalmente, per quanto riguarda i titoli da mettere sotto osservazione, ricordiamoci che sicuramente un impatto importante potrebbe ancora arrivare dal prezzo del petrolio. Dicevamo che è tornata ad infiammarsi, settimana scorsa lo dicevamo, il settore petrolifero è uno dei settori più forti oltreoceano, ma sta seguendo anche, si sta rafforzando anche in Europa e anche nel nostro mercato. E tra i titoli che andrei a menzionare per questa settimana troviamo il titolo Tenaris, perché si trova a contatti, in una fase di consolidamento. È tra i 18,70 e i 18,20, una fase di consolidamento di accumulo con volumi bassi che dovrebbero essere anticipatori di un nuovo a lungo rialzista che dovrebbe spingere i prezzi prima verso le 19 euro e a seguire 19,50. Le tensioni geopolitiche riporterà ancora una volta sotto osservazione il settore della difesa, e in questo caso Leonardo, che ricordiamoci nella giornata di mercoledì, di martedì, è stata tra virgolette bastonata da Goldman Sachs con un report negativo. La fase discendente potrebbe sì essere un'occasione per ritornare sul titolo. Importante sarebbe andare a recuperare quegli ex support, ora resistenze, l'area dei 22,50-22,60, sopra i quali il titolo Leonardo potrebbe nuovamente riprendere il suo trend rialzista di fondo con allunghi verso area 23,80 e a seguire l'area dei 25 euro. Quindi un titolo che rimane fortemente ancora speculativo. Per quanto riguarda sempre le blue chip, attenzione poi al titolo Pirelli, perché anche qui siamo all'interno di un bel trend rialzista. In questo caso tutte le correzioni che dovessero riportare i prezzi a contatto con questa trend line rialzista che parte dai minimi d'ottobre e transita in area 5,55-5,60, occasioni per andare long. Attenzione poi al settore delle utility, perché stanno dando segnali di debolezza, e nel nostro commento finale che facciamo ogni sera insieme agli abbonati abbiamo messo sotto osservazione il titolo Italgas, perché siamo all'interno di una fase correttiva che si è innescata con questa candela ribassista del 2 di aprile, e tutti i rimbalzi che non dovessero riportarsi sopra le 5,15 ex supporto e resistenze potrebbero essere delle occasioni per andare short, con primi target all'area di 5 euro e a seguire area 4,80 e 4,85. Con l'oro in grande spolvero e sui nuovi massimi, attenzione alla piccola Confinvest, qui i volumi sono sempre bassi, però durante la settimana abbiamo notato volumi in accelerazione. Vediamo se c'è una fase correttiva che possa come minimo riportare i prezzi verso area 1,55-1,60, potrebbe essere un'ottima area, perché il titolo appunto potrebbe recuperare, visto il trend chiaramente ribassista di fondo, potrebbe recuperare molte posizioni e con l'oro sui top di periodo potrebbe innescare un importante recupero. Quindi andremo a monitorare anche il titolo Confinvest al pari del titolo Elen, che sembra aver finito quella fase correttiva a partire dai 12 euro. Importante la tenuta degli 11 euro. Ora servirebbe una ripresa delle quotazioni con volumi in accelerazione, con gli indicatori che sono ripartiti al rialzo, e andare ad uncinare la soglia dei 12 euro. Sopra i 12 euro, prossimi target 12,50 e a proseguire l'area dei 13 euro. Poi altro titolo tra le mid cap, il titolo Eviso, e qui siamo all'interno di un bel solido trend rialzista. C'è un
un engulfing ribassista, monitorerei in maniera molto interessante l'area dei 3,75-3,80, dove abbiamo il livello del super trend. Potrebbe rappresentare un'occasione per eventualmente entrare sul titolo, come è successo durante il mese di marzo con questa fase correttiva che da 3,50 a porre di prezzi fin verso area 3,15-3,18. Andiamo oltreoceano. E oltreoceano rimangono sempre sotto osservazione i titoli, dicevamo, legati al settore oil and gas. Abbiamo sempre ExxonMobil, e c'è una chiara candela ribassista, quella che si è formata venerdì. I prezzi sono scesi a testare gli ex massimi di periodo, posizionati in area 120 dollari. E il primo livello che io monitorerei su questa fase correttiva, nel caso proseguisse, sono l'area dei 116,50-116,40 dollari. Altro titolo sotto osservazione molto interessante, Fastenal, ha dato i dati, l'avevamo messo sotto osservazione la scorsa settimana, date sotto le attese. Chiaro trend ribassista, perché va a rompere questa trend line ribassista, e ora il prossimo supporto che andremo a monitorare sono i 67,50. Vediamo se su questi livelli si forma una base da dove eventualmente ripartire al rialzo. Poi abbiamo anche First Solar, andiamo subito, ne parlavamo settimana scorsa, titolo da l'ottima forza relativa. Sarebbe interessante questo pullback fin verso i 175 dollari, 175,50, ex top del 2024, e con target poi, nel caso di tenuta di questi livelli, area 220-225 dollari. Poi andrei sul Nasdaq con il titolo Nvidia, perché ha, possiamo dire, tenuto l'importante livello del super trend, l'area degli 835 dollari. Questa è un'area interessante dove tutte le discese, tutte le prese di beneficio che dovessero rimanere sopra questi livelli rimangono delle ottime occasioni per andare al rialzo. Naturalmente sotto si potrebbero aprire posizioni ribassiste con target importanti che potrebbero anche andare a chiudere questo gap up lasciato aperto il 22 di febbraio in occasione dei dati trimestrali, e lasciato aperto in area 688. A proposito di dati trimestrali, attenzione, dati in chiaroscuro, quelli arrivati venerdì dal settore bancario americano, e la settimana prossima ci saranno, perché è partita la stagione dei trimestrali, vero banco di prova per l'economia a stelle e strisce. Poi andiamo sul titolo PayPal, perché continua ad essere sempre un titolo altamente speculativo. Siamo a metà strada tra i primi supporti 63 dollari, resistenze 68. Sopra i 68, come abbiamo detto settimana scorsa, andremo a chiudere questo importante gap down aperto il 3 di agosto in area 72,50 dollari. Ed infine il titolo Apple. Primi segnali di recupero da parte di questo titolo? Vedremo, perché c'è stato il break di questa trend line ribassista, sicuramente un segnale importante, e il superamento dei 179 dollari potrebbe dare sprint al titolo anche con le news uscite durante la settimana, con target fin verso l'area dei 190. Chiudiamo con il titolo Tesla. Sembra sempre che il titolo sia lì per dare dei segnali di allentamento della pressione ribassista, non è ancora successo. Segnali di forza arriverebbero col superamento dei 183,50, top delle ultime settimane, top dell'ultimo mese. Sotto invece 161-162 dollari aprirebbero le porte per andare a rivedere area 150, ma attenzione, perché poi l'altro target sono i minimi del 2023, ovvero l'area dei 100 dollari. Quindi questo in poche battute tutto ciò che è successo durante l'ultima settimana sui mercati per quanto riguarda il nostro portafoglio Italia, per quanto riguarda il nostro portafoglio USA. Venerdì volumi in contrazione, è stata una settimana con volumi decisamente bassi, a parte la giornata di mercoledì, oltre 2 miliardi 800 milioni, però distante dai 3 miliardi che abbiamo visto anche nella settimana precedente. E ricordo sempre che per abbonarsi al nostro servizio Portafoglio Italia, Portafoglio USA, trovate tutte le info all'interno della descrizione di questo video. Come al solito vi ringrazio di tutto, buona giornata, buona domenica, e appuntamento appunto a lunedì per gli abbonati, mentre naturalmente per chi non è abbonato, appuntamento al video free, al video gratuito di settimana prossima, ovvero nel prossimo weekend. Grazie di tutto e alla prossima.